Ciao, una nuova settimana. Oggi è lunedì 4 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Che slancio, con la coppia Luna-Urano. Grintosi e rampanti, ma non spericolati, nonostante Urano nel segno vi spinga a fare follie, a frenarvi con un pizzico di buonsenso provvede Plutone in Capricorno, segno di terra, prudente e giudizioso, intrigono al vostro. Forte comunque la determinazione a vivervi questo weekend con emozioni ad alta tensione, magari in bici, impegnati in un trekking spericolato o facendo qualcosa di diverso dal solito, meglio se un po' sopra le righe. Forse questa bella abitudine alla libertà e allo svago non giova al lavoro, ma non è il caso di pensarci oggi, rinviate il problema a domani, queste ore preziose saranno esclusivamente vostre. Di regola non siete tipi da agire in fretta ed è solo con calma e l'applicazione costante che ottenete i risultati migliori, praticamente un'opera perfetta. Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando il posto a qualcosa di nuovo e dirompente. Donna giovane, chiara di capelli, molto riservata e a tratti timida. C'è un passaggio obbligato da fare che permetterà al nuovo di nascere, compreso un amore da troncare o un rapporto da chiudere. Il nuovo sta per affacciarsi nella vita del consultante single, solo che occorre prendere una serie di decisioni importanti e indispensabili. Meglio garantirsi il poco che aspirare a grandi cose ma non ottenerle. Siate concreti e sappiate mettere a segno i piccoli colpi quotidiani che costruiscono il vostro futuro. La paura potrebbe frenarvi eccessivamente e provocare qualche disagio in chi vi sta intorno. Dovrete prendere oggi una decisione semplice ma che richiede un po' di coraggio. Vi sentirete stanchi e con un velo di scoraggiamento, tirate fuori le energie necessarie per reagire. In serata potrebbe anche esserci qualche invito interessante. Oggi la vostra mente e fantasia viaggerà sulle note di vecchi amori, mai dimenticati tornano a solleticare la vostra fantasia. In tutti i sensi. Perché pensate di averli dimenticati? Poche prospettive e basse energie, i nati di lunedì e venerdì ne risentiranno particolarmente trovando alcune difficoltà in molte cose che si apprestano a fare. Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro oggi fate in modo da non scoraggiarvi e di insistere, potreste avere proprio in giornata qualche discreta proposta molto utile per l'avvenire. Potreste avere tutte le ragioni di questo mondo ma se continuate a porvi male passerete sempre dalla parte del torto, soprattutto in amore. Oggi evitate le persone moleste e quelle che amano sparlare degli altri, in questo modo non solo farete capire di non essere disponibili per inutili pettegolezzi ma prenderete le distanze da persone il cui fine ultimo è mettere in imbrazzo gli altri. Oggi in amore potreste fare qualche sciocchezza e poi pentirvene. Non date spago a chi fa finta di farvi la corte ma sapete bene che ha altri interessi in questo momento. Avete abbastanza elasticità mentale ora da poter essere utili. Una grande entrata finanziaria può aiutarvi. In questa giornata, potreste ritrovare la serenità perduta, in un rapporto, con una persona a voi vicina, che potrà essere il partner o semplicemente un amico con il quale avevate avuto una discussione. Le persone intorno a voi oggi, vi aiuteranno a comprendere meglio quale sia la vostra posizione rispetto ai sentimenti che provate nei loro confronti. Avete al vostro fianco un benefico Urano, pianeta celebrato nel Toro, astro molto affine sul piano pratico e simbolico, specie se siete tori della seconda decade. Vi concentrerete su obiettivi mirati cui potrete dedicarvi con la calma riflessiva della vostra mente razionale, pianificando ogni passo. In questi giorni potete vivere ancora momenti di agitazione interiore. Con un pizzico di prudenza in più e un dialogo migliore vedrete che le cose andranno meglio. Chi è solo da tanto tempo non dovete sottovalutare nuovi incontri e in questo mese farete nuove conoscenze. Fermatevi al primo imprevisto e risolvetelo. Se lo ignorerete, continuerete a perpetrare lo stesso errore e non potrete più rimediare a tutti quelli che verranno, perché saranno troppi e perderete il vostro tempo. Potete evitare l'irreparabile, cercando di essere un pochino più lineari nei vostri comportamenti. Se non avrete abbastanza costanza,
potrete dire addio ai vostri progressi e tornare direttamente al punto di partenza. Protagonisti con la Luna nel segno abbracciata a Urano, dunque un mix di stabilità e originalità, abitudine e imprevisto, che indubbiamente agli occhi degli altri vi renderà più simpatici e leggeri, destando però in voi stesse un'irritante conflittualità. Novità e imprevisti vi attendono al varco, quasi tutti piacevoli. La difficoltà sta nell'accettare il cambiamento, evento al quale siete sempre parecchio ostili. Amore ed Eros. Strano ma vero, proprio voi, i possessivi dello zodiaco, fortemente gelosi e sempre incollati al partner, di colpo lo accusate di starvi addosso, lamentando mancanza di spazio e libertà personale. Urge un esame di coscienza. Cari Toro, si prevede una giornata un po' sottotono. Siete infatti giù di morale, e solo alla fine di questa lunedì recupererete un po'. A volte vorreste che le vostre idee e i vostri progetti venissero maggiormente apprezzati, ma non sempre è facile. Potreste infatti finire per scontrarvi con chi la pensa diversamente da voi. Attenti dunque alle parole che usate. Se siete in cerca dell'amore, un'ondata di buon umore vi gioverà e vi metterà in risalto agli occhi di qualcuno che vi interessa. È un'occasione da non perdere, sfruttatela al meglio e non ve ne pentirete. C'è da non esagerare nelle pressioni affettuose che potreste dimostrare o riversare in modo troppo travolgente sulla persona amata. Pochi pianeti quest'oggi vi ostacolano, ma la possessività per cui andate famosi potrebbe continuare a manifestarsi. In special modo se siete nati dal giorno 30 aprile al 3 maggio. Successi erotici per i nati della terza decade. Lavoro e denaro? Se vi propongono un turno trovate una scusa per rifiutare, se avete un'attività in proprio, più redditizia nel weekend tenete duro con un sospiro e resistendo solo per la prospettiva di guadagno. Se si commette un errore, è bene assumersi le responsabilità perché il tentativo di raddrizzare la barca potrebbe farla capovolgere. L'orgoglio, in casi simili, può aggravare la situazione. Rifletteteci. Possibilità inattese si delineano nel settore professionale dove potete esprimere la vostra potente creatività, sia che svolgiate un lavoro dipendente oppure un'attività autonoma, artistica, imprenditoriale. Un quartetto planetario vincente, formato da Mercurio, Urano, Nettuno e Plutone, è tutto per voi, per farvi giocare su diversi tavoli, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 30 del mese di aprile, poi dal giorno 13 al 18 sempre del mese di maggio. Pronti per accettare le sfide di cambiamenti, che vi vivificano nella mente e nello spirito sarete protetti dal favore dei maggiori astri. Benessere. Tensione nervosa alle stelle, insonnia, fitte, troppo forte l'influsso uraniano. La vostra sensibilità vi trasforma in antenne ricetrasmittenti, dovreste provare ad esercitare la pranoterapia, darvi alla lettura dei tarocchi o alle arti magiche. È naturale che tu voglia fare la cosa giusta. Tuttavia, non è sempre facile sapere qual è la cosa giusta. L'energia planetaria di oggi ti consente di esplorare ciò che è giusto per te. Sta a te impostare i limiti intorno. Per lei, in difesa dei valori ecologisti e dell'ambiente, oggi siete un vulcano di idee, ma non vi limitate a pensare, azione in prima linea, basta sversamenti tossici e abusi sugli animali. E l'incendio nei boschi? Parliamone. Per lui, soddisfatti della vostra salute, se un malanno o un intervento chirurgico c'è stato, la ripresa è garantita, vi sentirete in forma come mai prima d'ora. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.